signori, ho delle pessime notizie da darvi. Purtroppo ho appena finito di registrare il terzo episodio di Titans Revolt. Episodio epico, ci ho messo più di un'ora per registrarlo. Eravamo riusciti a recuperare la prima lana della serie, ma OBS ha deciso di non registrarmi l'audio, quindi niente video, niente terzo episodio. Perciò siamo direttamente al quarto, che in realtà si chiamerà terzo, e vi lascerò semplicemente qua all'inizio, come state vedendo, un mini riassunto velocissimo delle cose più interessanti che sono successe in quello che sarebbe dovuto essere il terzo episodio. Buona visione. Hey guys, benvenuti in questo nuovissimo video. Bentornati su Titans Revolt. Oggi siamo nel terzo episodio, anche se sarebbe dovuto essere il quarto, come avete visto all'inizio. Comunque, come avete visto, siamo arrivati qua. Questo che è tipo un nuovo dungeon, anche se in realtà, da quello che vedo, probabilmente siamo nella zona dove ci sarà la prima intersezione, da dove potremo anche arrivare probabilmente al monumento, perché è tutto illuminato. Quindi non credo che possano spawnare mob, non ci sono mob spawner. Fa notte, quindi ho costruito qua questa mini casetta con il letto, così abbiamo settato finalmente lo spawn qua. Noi siamo arrivati da laggiù, ho messo le porte giusto per essere sicuro, perché non so se di notte spawnano comunque i mob, quindi per sicurezza mi sono chiuso qua dentro. Quindi però adesso finalmente nasceremo sempre qua. Ho scavato un po' di pietra, perché finalmente abbiamo anche la pietra. Ho messo un po' di cibo qua a fare, mi sono un po' organizzato, come vedete. Sono andato anche a recuperare un paio di chest che avevo lasciato indietro nel vecchio dungeon, ne ho approfittato, quindi ho trovato qualcosa di abbastanza interessante. Comunque, allora, direi di andare avanti. Per il momento questa sarà quindi la nostra base. Ci sono anche un sacco di pecore, saperlo prima, maiali, mucche, quindi abbiamo cibo infinito. E il letto sono andato a recuperarlo da quello che avevamo piazzato nel dungeon, tanto la strada era abbastanza sicura. Ma in effetti avrei potuto anche ammazzare le pecore. Dannazione, si è rotta la barca. Ok, ok, lì vedo una struttura, ottimo. Vediamo che cos'è. Vediamo che cos'è quella struttura. Ok, ok, un ponte. Vediamo che cosa c'è qua, una casetta con del grano, ottimo, ottimo, il grano è ottimo. Ah, lì vedo anche della roba, adesso andiamo subito. C'è un villager, un letto, dei cartelli, c'è un sacco di roba. Leggiamo i cartelli. Allora, quindi questo qui è Fred, o forse suo fratello. Ah, è presente ad ogni intersezione, quindi questa è la prima intersezione, finalmente l'abbiamo trovata. Quindi ci sono delle cose che ci può vendere, ottimo. Ci dice che a Fred piace giocare a nascondino, ma non è tanto bravo, quindi lo troviamo facilmente. Ok, vediamo cosa ci può vendere. Per tanto legno e del carbone ci vende un'accetta con di ferro con unbreaking. Ci dà del pane con questa roba, ottimo. Questa spada è forte, con due di questi ce li ho. E l'accetta alla grande, la spada è una spacca. Questa dobbiamo prenderla. Questa è un'ottima pozione. Purtroppo però se prendiamo la spada non posso prendere la pozione. Con tre di questi ci dà un elmetto. Ci dà anche l'armatura. Wow.
Ah, dobbiamo assolutamente trovare tutti i pezzi di quarzo. Probabilmente saranno nei prossimi dungeon. Oh, uno è qua, ottimo. La bottiglietta d'acqua, una mela d'oro, incredibile. Ok, qua abbiamo del carbone. Abbiamo della carne. Alla grande, un ender chest. Direi che spostiamo la nostra base qua. Aspetta, qua c'è qualcos'altro. Una miniera, qui c'è del carbone, alla grande. Ok, forse potrebbe essere stata una... Urca, quanto male che fa. Ok, forse è una stupidata scendere qua. Oh, come fa a prendermi attraverso il vetro? Oh, stai calmo. Un pezzo di quarzo. Non mi sono preparato per un dungeon. Cerchiamo di scappare e raggiungere la scala. Non so che cosa sia questo perché non c'è scritto niente. Quindi non so se sia esattamente un dungeon. Ma ok, è notte. Quindi ne approfitterei per dormire e settare lo spawn dentro questa casetta. Ok, andiamo a vedere un attimo. Lì vedo una chest. Un libro. Intersezione 1. A proposito, non abbiamo ancora trovato il monumento, questo è un problema. Ok, qui ci raccomanda l'ordine dei dungeon, quindi ci consiglia di andare prima di qua, poi di là e poi avanti, dritto. Perfetto, allora seguiremo il suo consiglio. Ok, signori, ho stato tutta la base qua. Ho scoperto che di notte spawnano i mob. Siamo pronti per prendere l'accetta che ci permetterà di prendere la spada della morte. Servono 2 pezzi di quarzo. Noi ne abbiamo 4. Ed ecco, signori, la spada della morte. Sharpness 2, Bane of Anthropods 2 e Unbreaking 3. Incredibile, questa spacca tutto quanto, signori. Perciò siamo pronti, siamo super attrezzati per partire. Possiamo iniziare? L'unico problema è che ancora non abbiamo trovato il monumento. Eccoci, primo dungeon della nuova intersezione. Non potevamo trovare il monumento come prima cosa. Magari è questo, non penso proprio. Guarda quanta gente. C'è del carbone, il che è ottimo. Ok, proviamo la potenza di questa spada. Beh, dai. Tipo una spada di diamante, 3 colpi. Guardate, ci ha droppato un'armatura. Ottimo, così abbiamo comunque l'armatura completa. Ok, dai, almeno l'inizio mi sembra un po' più tranquillo dell'altro dungeon, paradossalmente. Vabbè, è vero che adesso siamo molto, molto più forti. Probabilmente, la prima cesta. Ci sto prendendo anche la mano, quindi diciamo mi sento anche un po' più sicuro. Piccone con fortuna, alla grande. Lo useremo per il carbone, una spada, torce e cobblestone. Direi non male, non male come cesta, dai. Wow, che cos'è quella roba lì? Corri, evita tutti i creeper. Ok, non so dove siamo finiti. Dov'è l'ingresso di questo posto? Forse di qua? Blocca, provvedi a bloccare subito. Non so dove dobbiamo andare, spero che dobbiamo andare di qua. Sì, dobbiamo andare di qua. Ok, c'è una scab. Comunque bellissimo sto dungeon, eh. Oddio, che cos'è sta roba? Gigantesco. Oh, porca miseria. Da dove sei spuntato te? Ci sono un sacco di creeper in questo dungeon. Prendiamo la cesta. Carbone, ottimo. Il carbone è strautile. Comunque sta spada è devastante. Grande. Un sacco di cibo. Ottimo. Questo dungeon mi sta piacendo. Cioè è fantastico. Qualcosa di incredibile questo dungeon. Lì ci sono dei cartelli. Oh, altra cesta. Vediamo cosa c'è qua dentro. Pelle per farci l'armatura. Ottimo. YOLO! The Swamp of Lost Saints. Che cos'è? Un'altra parte del dungeon? Non lo so. Proviamo ad andare giù di qua. Vediamo cosa succede. Cosa troviamo. Ok, quindi siamo arrivati nel dungeon. Quindi quello non era ancora il dungeon. Perché questa è la lana arancione. E allora lì che cosa c'è? No, allora torniamo giù. Quindi di qua si dovrebbe andare nel dungeon. E allora questo cos'è? Il monumento? C'è davvero il monumento qui da qualche parte? Infatti mi sembrava un po' troppo facile in effetti per essere il secondo dungeon, la seconda lana. Esploriamo ancora un attimo qua, voglio vedere se magari c'è qualche cesta interessante che possiamo prendere prima di procedere per la lana arancione. Ok, una cesta è qua. Torce, vetro, un sacco di roba però. Elmetto! Abbiamo un pezzo di armatura. Respiration and breaking, ok, per il momento è più forte quello che abbiamo. Ecco, per esempio, una cesta. Un'altra cosa, pozioni che fanno sempre comodo. Ok, siamo di nuovo al punto di partenza. Quindi dobbiamo procedere proprio dove eravamo andati prima. Ho fatto il giro, qualche cesto interessante c'era. Direi che possiamo continuare alla ricerca della lana arancione. Entriamo e vediamo cosa succederà. Aiuto, è tipo un cimitero. Oh, eccoli gli spawner. Che non mi manca... No, invisibili no però, porca miseria. Una zappa, ma che cacchio. No, non esplodere che voglio prendere la zappa. Non esplodere. Dannazione. Volevo prendere la zappa, maledetto. Troppa roba. Oh, no. No. Tutto il mio carbone. Sono stupido. Ho sbagliato a cliccare. Volevo buttare sta schifezza qua. Dannazione, ho sbagliato a cliccare. Comunque, già si vede che è un po' più incasinato il tutto qua. Noi procediamo. Oh, porca miseria. C'è brutta gente. Brutta gente che non voglio vedere. No. Non scherziamo.
Non scherziamo. Vado pure lento. C'è la maledetta cosa. Via, sali sopra, sali sopra. Sali sopra, sali sopra, sali sopra, sali sopra. No, i ragni invisibili no. No. I ragni invisibili no. Saliamo sull'albero. Magari c'è qualcosa di interessante. Una cesta sull'albero. Ti prego, dimmi che c'è una super chest. No, non c'è. Oh, no. No, no. Qua si muore, qua si muore. Acqua, acqua, mi serve l'acqua. No. No. No, no, dannazione. Casino, 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 casino. Ho preso male le misure. Oh, che casino, sono stupido. Ok, signori, pozione della Night Vision. E si corre come non mai. Si corre come non mai perché qui è un casino. Qui è un casino. Corri, 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 corri. Ma perché mi devi mettere la Soul Sand? Cioè, sei un infame, se mi metti... No, il piccignaccolo no. Il piccignaccolo assolutamente. No. No, no, non scherziamo, non scherziamo, non scherziamo. Non scherzare, non scherzare con me. Non scherzare con me. Ok, ok, salvi, 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 salvi. Vediamo cosa abbiamo recuperato e cosa non siamo riusciti a recuperare. La spada della morte non ce l'abbiamo, non va assolutamente bene. Ok, veloce, 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 recupera tutto. Per l'episodio di oggi è tutto. Oh, è finita la pozione della visione notturna. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo trovato la prima intersezione. Siamo nel secondo dungeon alla ricerca della lana arancione. Ce la potremo fare, siamo un po' nei casini, ma ce l'abbiamo fatta. Un'unica morte, un'unica morte in questo episodio. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, commentate, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E come fa a seguire? Ciao ciao!